Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Europa, dei fondi alle idee, i cambiamenti climatici, ma anche le risorse limitate del pianeta impongono un cambio di passo, quindi un passaggio da un'economia lineare, quindi produzione usa e getta, a un'economia circolare rigenerativa. E ho il piacere di avere in studio la presidente di Legambiente Sardegna, Annalisa Colombo, che ringrazio per essere qui con noi, e questi sono i temi di cui parleremo, quindi economia circolare. Anche perché l'Unione Europea ci chiede insomma di accelerare i materiali circolari e almeno insomma raddoppiarli nel prossimo decennio. Grazie, grazie a voi. Sì, questo è un input molto importante dell'Unione Europea. Dobbiamo dire che l'Italia è un paese virtuoso per l'economia circolare, ma c'è sempre tanto, tanto da fare ancora. Per cui l'innovazione è fondamentale per trovare nuove soluzioni di riciclo, riuso dei materiali per renderli sempre più resistenti, superare quell'obsolescenza programmata che abbiamo conosciuto, un orrore degli anni passati, proprio per avviare l'economia circolare. Spieghiamo cos'è questa obsolescenza programmata, perché magari non tutti i nostri telespettatori sanno di cosa si tratta, ma credo che tutti quanti l'abbiano sperimentata direttamente. Sì, abbiamo conosciuto un periodo in cui, pensiamo agli elettrodomestici, si guastavano. Dopo finita la garanzia, chissà perché, Quindi subito una dopo si vita di guastava. due anni più o Poco, meno. sì, mentre prima c'era la possibilità anche di riparare questi macchinari con una grande facilità. Ad un certo punto poi è diventato anche difficile ripararli, molto costoso, e quindi nuovi elettrodomestici, ma questo è un ragionamento che possiamo fare per tanti materiali e attrezzature che abbiamo anche nelle nostre case. E vediamo adesso una scheda che ci arriva direttamente dall'Europa, una clip sull'economia circolare. Every European citizen consumes, on average, 14 tons of raw materials per year and produces, every year, 5 tons of waste. And yet this waste, these products and these materials could be reused, repaired or recycled. This is the principle of the circular economy, a concept promoted by the European Parliament. The aim is to move away from the linear model that's been predominant since the Industrial Revolution. It's time to break with the take, make, use, dispose pattern of growth. In its place, we're to have a circular economy, where the life cycle of products is extended to reduce the use of raw materials and the production of waste. Raw materials, design, production or remanufacturing, distribution, consumption, use, reuse or repair, collection, residual waste leaves the cycle. Recycling of what can be recycled, in order to reinsert these raw materials at the beginning of this new endless cycle. Presidente, il 9 febbraio scorso al Parco Saline Molentargius, negli edifici saliscelti, avete organizzato la sesta edizione di Ecoforum Sardegna e quindi raccolta differenziata, e abbiamo i comuni sardi virtuosi. Per il quarto anno consecutivo siete arrivati, siamo noi sardi arrivati al secondo posto dopo il Veneto. Davvero un'importante classificazione. Sì, hai fatto bene a dire che sono i sardi che devono essere orgogliosi di questi risultati. Non nascono per caso questi risultati, c'è l'impegno quotidiano dei cittadini e delle cittadine, ma nascono anche da politiche delle istituzioni molto importanti. La Regione 20 anni fa ha fatto un accordo con il CONAI e i consorzi di filiera che hanno portato a far andare verso il continente quelle frazioni che non potevano essere trattate in Sardegna perché non è economico, siamo pochi in Sardegna. Poi la Regione ha varato anche il piano regionale dei rifiuti, che è stato aggiornato nel 2016. Nel 2016 abbiamo avuto l'obiettivo dell'80% di raccolta differenziata nel 2022 e l'obiettivo della tariffazione puntuale.
nel 2022 sono arrivate poi anche le linee di indirizzo con per la tariffazione puntuale e poi anche dei nuovi meccanismi di premialità e penalità. Quindi i comuni virtuosi hanno delle premialità e riescono a far pagare di meno la Tari ai cittadini. I cittadini si impegnano e quindi pagano meno tasse per la raccolta dei rifiuti. E quindi è un ciclo virtuoso che va bene a tutti. È un ciclo virtuoso che si basa proprio sul principio chi inquina paga, quindi meno inquino, perché anche i rifiuti che possono essere riciclati, di fatto rifiuti sono, dobbiamo ricordarlo, dobbiamo produrne sempre di meno. Con la tariffazione puntuale abbiamo una premialità per quei cittadini che producono meno secco, ma di fatto si innesca un meccanismo per cui riflettono e producono meno rifiuti in generale. Perfetto, e nell'isola sono operativi, voglio ricordarlo perché sono cifre importanti, 22 impianti di compostaggio, 4 impianti di trattamento meccanico biologico, 1 di incenerimento, 5 discariche che hanno smaltito rifiuti sia urbani che speciali. E quindi in Sardegna sono 202 i comuni che sono virtuosi, quindi premiati da Legambiente come rifiuti free, no? E hanno una raccolta differenziata maggiore o uguale al 65%, e ne abbiamo soltanto 7 che ancora non hanno raggiunto questo obiettivo, ma insomma speriamo nei prossimi anni anche loro si mettano al passo. Sì, noi insistiamo sempre. Tra questi comuni c'è Sassari, che è un comune molto importante e popoloso, gli altri sono comuni più piccoli. La regione ci ha detto che ha avviato un'interlocuzione uno a uno per capire quali sono i problemi specifici e superarli nel giro di poco tempo, perché davvero la Sardegna sia virtuosa ovunque. Presidente, volevo chiederle questa cosa perché quando parliamo di economia circolare probabilmente non sempre è chiarissimo che anche questo tipo di economia può portare davvero una ricchezza anche economica davvero nei territori. Cioè si pensa sempre all'economia circolare che non vada a guardare invece gli aspetti produttivi, invece ci sono molte imprese che si stanno adottando, appunto si stanno dotando di tutta una serie di elementi proprio per riuscire ad essere virtuose sul fronte del riuso, del riutilizzo dei materiali, e anche economicamente questi elementi alla fine stanno pagando. Sì, dobbiamo dire che c'è l'obiettivo delle zero emissioni alla 2050, la riduzione al 55% al 2030 delle emissioni, è un obiettivo che anche tutte le aziende hanno, e quindi cercano in ogni ambito di ridurre le proprie emissioni, e l'economia circolare è una fonte di riduzione fondamentale. Inoltre stanno nascendo tante aziende che recuperano anche delle frazioni di rifiuti che prima non venivano trattate. In Sardegna abbiamo un trattamento diretto dell'umido con i 22 impianti di compostaggio, abbiamo il trattamento della carta, ad esempio non c'è quello del vetro, e per la plastica abbiamo poco. Con i progetti finanziati dal PNRR avremo tanti nuovi impianti per il trattamento dei prodotti assorbenti per la persona, pensiamo ai pannolini per i bambini e quelli invece per le persone in età avanzata. Avremo un impianto per il trattamento della plastica, per il riciclo dei pannelli fotovoltaici. Ecco, tutta una serie di nuove componenti che vanno al riciclo nella nostra isola. E d'altronde anche
il Green Deal che appunto ci dà degli elementi sfidanti così importanti, e anche noi come regione e poi come singoli, anche comuni e singoli cittadini, dobbiamo fare la nostra parte necessariamente, voi lo ricordate sempre. Sì, i cittadini possono fare davvero tanto e i risultati della Sardegna ne sono un esempio. I cittadini della Sardegna producono meno rifiuti rispetto al resto d'Italia, sono molto virtuosi con percentuali che stanno crescendo di anno in anno, e poi abbiamo questi 202 comuni rifiuti free che sono oltre la metà dei comuni sardi, poi come popolazione sono un pochino più bassi ovviamente perché sono facilitati i comuni più piccoli, ma anche quelli grandi stanno facendo passi da gigante. Pensiamo che tra i rifiuti free quest'anno abbiamo Nuoro, un capoluogo di provincia, ed è il quarto in Italia, gli altri li abbiamo solo nel nord-est italiano. Però anche Cagliari, che nel 2018 aveva il 28% di raccolta differenziata, si sta avvicinando al 75%. Oristano è un comune costiero, quindi con il problema, la caratteristica di avere il turismo estivo che complica un po' le cose, eppure è un comune virtuoso che supera l'80% di raccolta differenziata. Ecco. E sono infatti 18 i comuni ricicloni costieri, sì, che superano l'80% di raccolta differenziata, ma non riescono a contenere la quantità di rifiuti con uno smaltimento entro i 75 chilogrammi. Perché e lì... questo... Appunto, no, questo è un po', immagino sia determinato anche dall'arrivo dei turisti nel periodo estivo, e quindi probabilmente lì è più difficile. Sì, perché la popolazione è calcolata sugli abitanti residenti, ma d'estate ci sono comuni che crescono enormemente. Inoltre, in alcune realtà è un po' difficile far capire ai turisti che anche in vacanza dobbiamo essere virtuosi, e poi pensiamo che la Sardegna, essendo virtuosa di suo, accoglie anche persone che arrivano da ambiti un po' meno virtuosi, quindi c'è anche un tema di educazione ambientale che alcuni comuni costieri hanno portato avanti negli scorsi anni con risultati eccellenti. Ha fatto bene, Presidente, a ricordarlo. Io la ringrazio per essere stata qui con noi, per essere stata nostra ospite. E adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma non andate via. Siamo tornati in studio per continuare a parlare di economia circolare, economia rigenerativa, e qui vi presento un altro gradito ospite, Ezio Esposito dell'omonimo gruppo. Si occupa appunto di realizzare ma anche gestire impianti per il recupero di rifiuti non pericolosi che sono provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia degli arenili. Nel 2018, poi operativo dal 2019, avete realizzato a Quarto un impianto di questo tipo utilizzando i fondi PORFESR della programmazione 2014-2020. Ha detto bene, sì, il nostro gruppo si occupa principalmente di progettare e realizzare nuove tecnologie per il recupero dei rifiuti, e da qui l'iniziativa è partita appunto sui rifiuti che provengono dallo spazzamento delle strade e i rifiuti che provengono dalla pulizia degli arenili. In Sardegna abbiamo realizzato questo primo impianto che è brevettato a livello internazionale. E è un impianto specifico per queste tipologie di rifiuti, in particolare i rifiuti che provengono dalla pulizia delle spiagge, quindi dalla pulizia degli arenili. Un problema che è nato tanti anni fa e che non ha mai trovato una vera e propria soluzione, insomma, no? Quindi abbiamo studiato la problematica e da qui abbiamo realizzato il primo impianto industriale in grado di recuperare questi materiali, dando un valore importante alla sabbia contenuta negli stessi. Quindi recuperate la sabbia che quindi non viene buttata via, e poi dall'altra parte recuperate, che sono materiale plastico e altri elementi che poi avranno una nuova vita. Ho detto bene, sì, esatto. Quindi
L'impianto è un impianto di lavaggio, che una grossa lavatrice per semplificare, insomma, no? Che permette di lavare questi rifiuti e separare per peso specifico i vari materiali presenti. Quindi separiamo la posidonia dalla sabbia e dal rifiuto, che prendono strade diverse. Quindi la posidonia, una volta lavata, privata dei cloruri, privata dei rifiuti antropici e privata della sabbia, viene poi mandata principalmente in agricoltura o per la produzione di pannelli in bioedilizia. La sabbia recuperata, che è circa il 60% del materiale, quindi una parte importante, viene poi riconsegnata sull'arenile di provenienza. Quindi ogni granellino di sabbia che è stato raccolto dall'arenile viene poi riportato sullo stesso arenile, quindi mantenendo anche quegli aspetti cromatici e dimensionali che ogni spiaggia ha in modo diverso presente sul proprio arenile, insomma. Ecco, questo impianto è riuscito a recuperare anche 100 tonnellate al giorno di rifiuti. Questo impianto è un impianto autorizzato dalla Regione e dalla città metropolitana di Cagliari, è inserito in un piano regionale della Regione e è autorizzato a trattare circa 30.000 tonnellate all'anno di questa tipologia di materiale. Quindi che cosa succede? Tutto questo materiale che viene recuperato non lo buttate, ma quindi nuova vita, cosa significa questa rigenerazione, un recupero, poi questa materia cosa diventa? Perché è interessante anche a vedere quello che è l'uso successivo. Chiaro, quindi l'argomento importante è appunto quello di riuscire a togliere quei rifiuti che sono sgraditi poi nel riciclo dei rifiuti e quindi confinarli in un apposito stoccaggio, insomma, che poi vengono mandati a smaltimento, mentre gli altri due materiali, che sono la sabbia e la posidonia, vengono valorizzati riportandoli in arenile per quanto riguarda la sabbia e a recupero per quanto riguarda la parte organica. Quindi, se volessimo fare degli esempi con il materiale che recuperate, che non si butta via, realizzate ad esempio delle panchine, degli arredi urbani, dei divisori, non so, mi dica ancora che altro, perché sono tanti gli impieghi e i manufatti che realizzate. Esatto, allora dai rifiuti che provengono dallo spazzamento delle strade, che è una tipologia diversa, da questi riusciamo a ottenere della sabbia, del ghiaino e del ghiaietto lavati, certificati CE, che possono essere utilizzati per la produzione di panchine, di arredo urbano e di altri materiali. Ne è un po' una riprova il fatto che quando ritiriamo i rifiuti dello spazzamento strade, diamo la possibilità ai comuni di riavere poi dal loro spazzamento delle panchine realizzate proprio con la sabbia e la ghiaia contenute in questo materiale. È importante anche in Sardegna, state realizzando un altro impianto nella zona di Alghero, in questo caso sono stati utilizzati dei finanziamenti della PNRR e noi adesso abbiamo un'intervista che abbiamo fatto alla sindaco di Alghero, Mario Conocci, che sembra essere davvero molto entusiasta di questa realizzazione. Vediamo.
Dottor Esposito, quindi abbiamo visto anche il sindaco di Alghero, Mario Croci, molto entusiasta, insomma, di questo impianto che sta per essere ultimato, e quindi per voi è sicuramente una grande soddisfazione. Beh, Alghero è una città importante dove questo materiale è molto presente, quindi i rifiuti spiaggiati ad Alghero sono molto presenti. Abbiamo dato una soluzione alla problematica e il sindaco, quando è stato a vedere l'impianto, perché voleva capire come effettivamente avvenissero queste operazioni, mi ha un po' rimproverato sul fatto che l'impianto andava realizzato ad Alghero e non a Quarto Sant'Elena, no? E quindi poi lui ha lavorato molto su questa iniziativa che è stata gradita e ha avuto degli ottimi riscontri sul territorio. Tant'è che ha portato avanti un'iniziativa col Consorzio Industriale di Sassari per realizzare un impianto sul suo territorio, quindi gli è piaciuto a tal punto che sono riusciti anche ad ottenere Consorzio Industriale di Sassari un contributo PNRR che finanzierà l'impianto che abbiamo iniziato a realizzare da poco in località San Marco, nel comune di Alghero. E quindi il completamento quando prevedete? Completamente dovrebbe avvenire entro il mese di settembre-ottobre di quest'anno. Insomma, sì. Quindi i tempi sono abbastanza rapidi. Avete adesso in mente di creare altri impianti in Sardegna? In Sardegna al momento no, non abbiamo altri impianti, però in continente abbiamo un impianto da realizzare in Puglia, uno da realizzare in Campania, quindi c'è stato notevole un riscontro positivo appunto su questa tecnologia nuova che va a risolvere un problema importante che abbiamo a livello del Mediterraneo, perché è un problema presente su tutto il Mediterraneo e permette di contrastare anche quello che è il fenomeno dell'erosione costiera, che è un altro aspetto importante, quindi riportare la sabbia sull'arenile permette di contrastare quello che è proprio il fenomeno della regione costiera. E il problema poi della Posidonia, insomma, lo sappiamo tutti, anche per i turisti quando arrivano nell'isola a trovare le spiagge bianche, senza però appunto eliminare la Posidonia, che sappiamo essere così importante, insomma è una grande opportunità questo proprio esempio di economia circolare. Io ringrazio Ezio Esposito per essere stato con noi, le auguro davvero buon lavoro, continuate così, e do appuntamento ai nostri telespettatori sempre mercoledì prossimo, sempre alle ore 20:30 e sempre su questa rete Telecosta Smeralda.